Radar DPC è la piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile che consente di visualizzare a scala nazionale sia i fenomeni in corso sia quelli registrati nelle ultime 24 ore. Vengono elaborati in tempo reale i dati grezzi provenienti dalla rete radar nazionale, dalla rete delle stazioni pluviometriche e termometriche, dai dati satellitari e dalla rete di fulminazioni. Alla produzione di questi dati partecipano insieme al Dipartimento le Regioni attraverso la rete dei centri funzionali, l'ENAV, Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo e l'Aeronautica Militare. Sulla mappa è possibile impostare un prodotto di base scegliendo tra VMI, Vertical Maximum Intensity, e SRI, Surface Rainfall Intensity, per conoscere le zone dove sono in corso fenomeni di rilievo. I dati si aggiornano ogni 5 minuti. Temp, per visualizzare la mappa delle temperature registrate al suolo dalle stazioni termometriche a terra, si aggiorna ogni 60 minuti. SRT, Surface Rainfall Total, che rappresenta le cumulate di precipitazioni registrate in 1, 3, 6, 12, 24 ore, integrando i dati della rete radar con i dati delle stazioni pluviometriche a terra, si aggiorna ogni 60 minuti. A seconda del prodotto scelto, varia la leggenda in mappa. L'utente, che può scegliere di visualizzare la mappa anche su uno sfondo scuro, Dark Base Map, può sovrapporre al prodotto impostato altre informazioni, scegliendo tra DPC Infrared 10.8, che rappresenta la copertura nuvolosa attraverso l'elaborazione di un dato satellitare sul canale dell'infrarosso, si aggiorna ogni 5 minuti. LTG Lightning, che rappresenta la mappa dei fulmini, si aggiorna ogni 10 minuti. Wind AMV, Atmospheric Motion Vector, che rappresenta la direzione e l'intensità del vento in quota attraverso l'elaborazione di un dato satellitare, si aggiorna ogni 20 minuti. DPC HRD, Heavy Rain Detection, visualizzabile impostando come prodotto di base il VMI o l'SRI, individua le aree dove sono in corso fenomeni di un certo rilievo, classificati secondo un indice di severità, e visualizza la loro possibile traiettoria nel brevissimo termine. Si aggiorna ogni 5 minuti. Spuntando la funzionalità Radar, è possibile infine verificare dove sono collocati gli apparati e se sono tutti funzionanti. Tra le funzionalità presenti in questa piattaforma è possibile ricercare un indirizzo specifico sul territorio nazionale, scaricare i dati relativi al prodotto di base scelto, osservare l'animazione delle immagini acquisite nelle 24 ore. È possibile inoltre attivare o disattivare le notifiche degli aggiornamenti sulla mappa. Tutta la documentazione sulla piattaforma e sui prodotti visualizzabili è disponibile sul sito del Dipartimento. Alcune avvertenze. In caso di malfunzionamento di uno o più strumenti, il quadro riportato potrebbe risultare parziale e impedire di stimare la presenza di eventuali perturbazioni. I prodotti, pubblicati in tempo reale, in alcune situazioni potrebbero non essere coerenti con il fenomeno in atto, a causa di anomalie non sempre identificabili durante il complesso processo automatico di acquisizione ed elaborazione dei dati. Le informazioni contenute nelle immagini hanno quindi solo carattere divulgativo.